Un anno finisce, un altro inizia e come accade spesso in queste occasioni si pensa al futuro, a maggior ragione per l'amministratore di una città. Per il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, l'auspicio e il sogno per questo 2013 è quello di traghettare la città a tempi migliori, superando questo momento di grande difficoltà. Un anno che si contraddistingua per la consegna di nuove opere alla città e perché tanta gente torni ad avere un posto di lavoro. Il sogno è quello di regalare quante più iniziative ed opere alla città. Non mi sono dimesso per candidarmi alle elezioni nazionali, come molti ritenevano o suggerivano, rinunciando a benefici sicuramente personali o a velleità e obiettivi personali, proprio perché non voglio lasciare alla città un commissariamento e voglio invece che proprio in un periodo di crisi e di difficoltà la città sia aiutata da tutti e da me in prima persona. Lavoreremo perché ci sia un rapporto diretto con la Presidenza della Regione, con la Regione Sicilia, per recuperare i tanti torti subiti negli anni precedenti da parte della Regione e per quindi dare finanziamenti e opere pubbliche alla città. Già ne abbiamo alcune in cantiere, ma soprattutto dare occasioni e risposte alla tanta fame di lavoro che in questo momento c'è. Dobbiamo puntare tutti insieme al recupero dello sviluppo dell'economia cittadina, dall'agricoltura all'edilizia, non trascuriamolo, la cultura e il turismo che danno lavoro e sostegno. Su questi temi noi ci confronteremo per tutto il 2013 e inizieremo con il 2013 con grande energia e vitalità, perché finalmente sappiamo di avere una regione amica piuttosto che nemica.